Dalla Sardegna praticamente ehm, eh, parliamo qua eh, alcuni dei, dei presidenti e dei responsabili della, della regione Sardegna. Io sono Franco Bellini, presidente della SD Bosa Fishing, eh, poi qua eh, a fianco a me abbiamo eh, Roberto Costa, presidente del Comitato Regionale Sardo. Eh, Domenico Medillo, presidente del Comitato Provinciale di Nuoro. Sì, diciamo che per non uscire dall'argomento che ci sta portando abbastanza discussioni in Comitato, Vediamo un attimo subito magari di parlare del, eh, del fatto di come si, si è, è nato questo censimento che a parer nostro ultimamente ci sta eh, portando un documento essendo un censimento che tende a colpevolizzare il prelievo del, eh, dei pescatori sia a sportivi, ricreativi e in mare che anche... Eh, la possibilità data ai pescatori, sia eh, sportivi che ricreativi, di eh, chiarire eh, i loro prelievi. A questo punto oh, mh, impostiamo una discussione su questo. Oh, o, più che altro, una discussione critica eh, nei confronti del, eh, del modus eh, usato per, eh, per portare avanti questa informativa sul prelievo del, della, della pesca. Passerei la parola a, a Domenico Mirillo che eh, chiarirà come eh, ha inteso portare avanti eh, nella sua provincia il. il la denuncia delle, di questi prelevamenti. Allora io intanto devo dire che di essere d'accordo con ciò che ha detto Roberto, perché già eh, purtroppo abbiamo avuto dei casi di accuse abbastanza pesanti da parte dei rappresentanti della nostra editoria, dei nostri max median. E, pertanto c'è un po' di questo timore. In ogni caso, eh, per quello che mi riguarda, come responsabile della sessione provinciale di Nuvoro, quando ho avuto la comunicazione di, questo, eh, di questa iniziativa, di questo censimento, nella nostra regione Sardegna, ho, avuto, ho spedito, ho trasmesso ho tutto, tutta la documentazione ai responsabili delle varie società che sono affiliate alla nostra federazione. Eh, io spero che eh, chi l'ha ricevuto eh, e abbia fatto buon uso abbia risposto alle agenzie che erano preposte al ricevimento di queste risposte. Eh, voglio concludere dicendo solamente una cosa, che il danno sulle eh, sulla, sulla fauna uh, eh, eh, marittima, non lo fa certamente il pescatore, eh, parlo soprattutto del pescatore che eh, è iscritto ad una federazione eh, eh, che eh, riteniamo uh, a, voce, a, grande, a grande voce una federazione di, veramente, di pesca sportiva, il pescatore sportivo il più delle volte pesca sì, il pesce, ma ha ah, la bontà anche di slamarlo e di rimetterlo in acqua. Fin dalla primavera, quando io ho avuto in mano i documenti per portare avanti questo censimento, ho praticamente avuto una grossa discussione polemica con i responsabili sia di Laore, sia di Graia, che è la società che ha avuto praticamente l'incarico dello studio. La, la, la polemica era chiaramente dovuta a quelle che erano le domande che venivano fatte e poste nella, nella modulistica, che erano domande eh, particolari, erano domande che non c'entrano niente con la pesca sportiva e quindi eh, ovviamente la, la mia polemica eh, era atta a chiarire questa situazione. In ogni caso, la responsabile, soprattutto di Lahore, mi aveva rassicurato ehm, e mi aveva detto che i fini di questo censimento eh, erano praticamente dei fini sani, che i dati non sarebbero stati eh, eh, valutati come ehm, da me risultava nelle domande e che praticamente questo studio eh, doveva portare soltanto a una. Ehm, Valutazione economica della, di quello che era la pesca sportiva eh, nell'ambito eh, non solo regionale ma anche e soprattutto turistico. Quindi eh, a quel punto eh, il fine era sicuramente importante e sano. Eh, far vedere quanto la pesca sportiva è, è importante a livello turistico per una regione come la Sardegna. Eh, diciamo che era una cosa che anche a me è piaciuta. Ovviamente, la eh, responsabile della LAORE mi ha anche detto eh, che eh, nel, nel prossimo futuro questo censimento presenterà eh, delle tipologie di domanda e dei, eh, delle richieste di dati che sono tutt'altro eh, cioè tutt che quelli attuali. Ecco. Eh, Quest'anno comunque noi abbiamo fatto tanta pubblicità, ci sono eh, tantissime iscrizioni a questo censimento per quanto riguarda eh, la mia zona, eh, mentre non, eh, mi, la, mi lascia un pochino così perplesso il fatto che... Eh, molti si siano iscritti e poi ehm, in effetti non abbiano proseguito nella compilazione delle schede che dovevano essere eh, compilate invece ad ogni uscita eh, e ogni battuta di pesca. So, per il momento di aver detto più o meno tutto e eh, spero che il prossimo anno ci presentino una modulistica di censimento un pochino più aggiornata. Questo censimento ad esempio eh, non, è, non è prevista nessuna domanda che parla del catch and release, cioè della, della cattura e del rilascio del pesce. Cosa che in tutti i paesi, in tutte le nazioni che hanno uno sviluppo turistico economico basato sulla pesca sportiva eh, hanno come, come priorità assoluta. In Italia la Federazione Italiana Pesca Sportiva sta, si sta battendo in questo, in questo senso e su questi argomenti e in questo censimento... Non viene ad essere preso in considerazione nessuna, nessuna voce, nessuna domanda che eh, parla di release, di rilascio del pesce, di tagatura e di, e di queste cose che eh, invece eh, diventano un cavallo di battaglia per una federazione che eh, in questo senso cresce ogni giorno.